Ma Dolore, ma sto c'è il bandiere, è da avere un che con? A dice la verità, qualche tempo fa, qualcuno che salvavamo aveva scelto la gente. Anche a livello politico. Ma da qualche tempo gli aveva sparito. Mo, punto e da capo. Ma è una testa, eh? Testa. Amar. Amaro veleno. Dolore, ma che nuce, cosa c'entra? No, che nu non c'entra nulla. Stiamo dopo, per l'altro cristiano. Ti ha permesso la seggiare hotel. Ecco, di capace. Mo, sciamane. Sono sta. Come sta male, Dolore? Come sta male? Mo vai. No, Dolore, scusate il ritardo. Sapete, mia figlia mi nasconde sempre le robe, no? E io sto sempre a cercare. A che devo l'onore della vostra chiamata? Il dottor Caputo. E chi è il dottor Caputo? Direttore della banca. Ah, ha venuto a Record a farsi raccomandare. E per forza, dopo che ci sono promettuto, Don Cicci, non potevo vedere da che sei stato fatto. Cud, so 3 dì che non esco dalla casa. Non esco di casa? E perché? Dissenteria acuta. E c'è così è? La diarrea, Don Cicci. Ci è venuta la cacarella, eh? Don Cicci, cod, tenne amici, troppi alti. Non mi si mette in condizione che intervenire. Alfo, vedi a piccolo caffè, va. Dolore, con tutto il rispetto per la vostra persona, ma voi potete anche intervenire. Io la seggia rotta e la cut, ve la regalo con stessa, senza mancarvi di rispetto, per l'amor di Dio. Ma decidetemi una cosa, che cosa vi ha raccontato? Mi ha detto che si minacciate senza nessun motivo. E è un motivo buono un fatto che mio figlio supera il concorso come uscire alla banca e non viene assunto? E al posto suo viene assunto uno che al posto di dire dogana dice tocane? Com'è? Sì. Ma io sto fatto, non lo sapevo. Dolore, 4 settimane, 2 per gamba ed in giro a Caile promesse, la mandenga. Don Gigi, state calmo. Mo' vediamo che posso fare. State buon. State buon, Dolore. Uè, comandante, buongiorno. Tutto bene, comandante? Abbastanza. Siete arrivati adesso? Una mezz'ora fa. Avete bisogno di qualcosa? No, aspettando una squadra che mi pulisce i vestiti. E tu come stai? Stiamo lavorando, non ci possiamo lamentare. Ma no, comandante, mo quando ripartite di nuovo? Io pulisco le stive, carico, so. E buongiorno, comandante, di cosa avete bisogno? Comandante. Ci sono da pulire le stive. Quando vi devo dare? Mi scusi, comandante, siamo 3 persone, 200 euro al giorno. 200 euro all'AED? E come lo volete? Tutti insieme o non più che lavoro? Comandante, e che ci sta prendendo a caricare tu? Non è prendere in giro, che mi sembra troppo 200 euro. Ma l'hai visto come stai che dana? Parlava di un rotten. Un rotten? Come te permetti? 50 euro l'hai lo volevi? Comandante, se ci stai tenendo, lavati tu l'ana. Ma non c'è? Ci serve il proprio.
Ma Dio mio, 200 euro al giorno, ma com'è possibile? Comandante, ma che sono 200 euro al giorno? Comandante, ma lei non vuol pagare proprio, comandante, tre persone 200 euro. Ma così si fanno i soldi. Buongiorno, comandante, ho sentito che avete bisogno di pulire le stive. Se volete lo faccio io. Vanno bene 50 euro al giorno. Sì, 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 va bene, va bene, va bene. E vai a lavorare, vai. Grazie, grazie, comandante, grazie. Oh, venite a dono d'arancio che una giornata, come va a fare? Come va a fare? Cioè, vedi tu? Ma che non sto mazzando, come va a fare? Facciamo una cooperativa. E chi è la cooperativa? La cooperativa è... è... Buono, non lo sa. E cioè, fa su ci scappoce, ma non lo sai. Modo che ci sta bene, per piccafè! C'è mani, c'è. Adoscia, viti, nadoste. E uscito un pixo per la capitanare. E voi siete che mandate la fatica sopra il pub? Sì, perché? La fatica a vostra. Basta faccio per pinca la fate. Basta faccio per pinca la fate. Cacci. Ah, ci mani, c'è. Vai. Lascialo, è mio. Non è vero, papà l'ha comprato per me. No, per me. Ma insomma, la smettete di litigare? Si può sapere di cosa si tratta? Di questo. Che schifo! Dai, rincorriamola, facciamola spaventare. Hai visto che fifo una pasquina? Ma secondo te questo è un topo o una topa? Secondo me è un topo. Ma come fai a dirlo? Non ce l'ha? Ma che c'entra? È piccolo e non si vede. Ma che cosa stai dicendo? Se fosse un topo si vedrebbe. Come al solito, vuoi sempre avere ragione tu. Ah, non credi a me? Ora lo chiediamo al nonno. Nonno, secondo te questo quando diventerà grande sarà un topo o una topa? Quello non c'è bisogno che diventa grande. Quella è già una bandegana. Cos'è la bandegana? Una zoccola. Ma insomma, che sono queste schifezze? La volete smettere o vi devo dare col bastone? Ma si mettono a giocare pure con i topi, ma che amendo non pecca. Comandante, mi può pagare la giornata? Ma l'hai finito il lavoro? No, c'è da fare un'altra giornata. Vabbè, fallo, finiscila e poi ti pagherò. Vai, 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 vai. Va bene. Che è successo? Come mai questo affondo? Ah, mannaggia, quei due malandrini di Raffi e Walter! Mi hanno mostrato il topo, me l'hanno fatto vedere così! E tu parli il topo, tutta sta paura! Devi vedere che paura, me l'hanno mostrato così! Dai, non ti preoccupare, ti penso solo io! Dammi un bacio! Stare fermo con le mani che potrebbe arrivare la mamma! Ma tanto se arriva la sentiamo, no? Arriverà da lì! Non è una buona ragione per mancarmi di rispetto! Come mancare di rispetto? Ti ho chiesto di darmi un bacio. Dai, dammi un bacio. Ti ho detto, stai fermo con le mani. Ora chiamo il nonno, No, no, il nonno no, che quello con quel bastone è pericoloso. Ok, me ne vado. No, no, aspetta. Come? Sei appena arrivato e già te ne vai. Allora, ti dispiace che me ne vado, eh? E dammi un bacio. Oh, finiscila di fare lo scemo. Oh, perché te ne vai? Vado da un'altra ragazza che fa meno la preziosa di te. Senti, guarda che io ti spezzo le gambe. Calma, calma, vado a incontrare una persona per lavoro. Ma se ce l'hai già un lavoro? Ma mica posso imbucare volantini tutta la vita, devo pur cercare di migliorare. Altrimenti come faccio a sposarti? Sì, inventa sempre scuse tu. Intanto tu mi lasci sempre sola e te ne vai. Fidati di me, fai la brava. Vedrai che cambierò lavoro. Sì, vado, tanto c'è la mamma che mi aspetta. Uè, Peppi Caffè! Sì. E c'è, ti sei fraccato fatti crenze? Io, cambè. E poi c'è uno, ma cambè. Uè, vi lacchiamo! Ma vedi che cosa mi hanno combinato quei delinquenti? Ma guarda un po'. Se vi prendo, vi faccio trovare il culetto davanti e la pancia di dietro. Prendici se sei capace. Tanto tu sei vecchia e non ci prendi. Brutti monelli maleducati che non siete altro. A me vecchia, vecchia sarà vostra madre. Maravio!
Ah, ma questa volta non la passate liscia, eh? Quando vengono i vostri genitori, farevi conto. Tutto gli dirò. Madonna, falli crescere santi. Quei due monelli, con tutte le marachelle che combinano, sarebbero capaci di far arrabbiare anche la tavola dei 13 apostoli. Ma Pasquina, nonno, non trovo le calze. Sai tu per caso a dove stanno? No, nonno, chiedilo a mamma. È lei che mette sempre tutto a posto. E io glielo vorrei chiedere, ma il fatto è che non trovo neanche a lei. Sarà andata sul terrazzo a ritirare il bucato. Quella è una gamba lunga. Va sempre facendo intorno e intorno per fare i pettegolezzi. E una volta che la vado cercando non la trovo. Quella è come a catacchio. Mo la vedi e mo non l'acchio. Nonno, tra un po' è sera e scende l'umidità. Se non ritira la roba la trova tutta bagnata. Mi raccomando, trova sempre la peccia colore per coprire l'una con l'altra. Entrando in questa casa non ti trova mai niente, sta sempre tutto a nascosto. Mannaggia Sant'Antonio, non ti trova mai niente in questa casa. Mannaggia. Mamma, il nonno si è arrabbiato moltissimo perché non riusciva a trovare i calzini. Ma a quello sempre fastidio devi dare. Come fa a trovare i calzini se li sto prendendo adesso da fuori? Ma perché ci ha impiegato così tanto tempo? Perché? Perché peste colera ne hanno combinato un'altra delle loro. Mi hanno arrotolato tutta la roba. Tu ridi sempre tu, mi raccomando. Sempre con la testa schiaffata in mezzo a quei fotoromanzi, mi raccomando. Oh mamma, sono solo storie d'amore. Storie d'amore che rovinano la testa delle brave ragazze come a te. Cammina. Mamma. Ma è possibile che in questa casa non ti acchia mai niente? Di leggere queste cose, Pasquina. Mamma, ma è soltanto un fotoromanzo. Lo so che è un fotoromanzo, però guastano la testa delle brave figlie. Mamma, con tutto quello che c'è in giro fanno più male i mass media. I massi? Ma quali massi? I massi che ti arrivano in testa. Se arrivano in testa, certo che fanno male. Ma cosa hai capito? I mass media, la televisione, i giornali, la radio. Arrivano in testa. Mamma, senti, lasciamo perdere. Tanto non capirai mai. Ah, mo ho capito. Per te non solo sono scema, sono pure ignorante sono. Oh, dai, mamma, non ti volevo offendere. Dai, dammi un bacio. Mo' è che mi vuoi comprare. Quando il diavolo accarezza, l'anima vuole. Dedi che cosa hai bisogno, che cosa ti serve. Mi è venuta un po' di fame. Ehi, non incominciare, di là ci sono i fagioli e sono per tuo padre. Oh, ma io ho fame. Quando viene papà? Se ha lavorato, andiamo a fare la spesa e mangiamo stasera. Si può sapere dove è andata a finire la mia Peppa e il mio sfoggiapeppa, eh? Papà, ma che cosa vai gridando? Che vai sbraitando? E poi che cos'è questo sfoggiapeppa che vai cercando? Lo sfoggiapeppa, quella che serve per sculare la pipa. Ah, quel ferrettino che si mette dentro la pipa quando non tira, per sturare. Bravo! Hai visto? Tu pari scema! Però a certe volte le cose le capisci. Proprio quello dove sta? E lo vuoi da me? Lo vuoi? E con chi me la devo prendere? Tu sei quella che sta qua dentro. Tu sei quella che fa sparire sempre tutte le cose mie. Quella sta insieme alla pipa vecchia. E io l'altro giorno, siccome ho finito il tabacco, ho messo la pipa e lo sfoggiapipa dentro al traturo del comò. Mo ho capito! Mi hai fatto rifare il bucato e sai perché con il tabacco mi hai appuzzolito tutte le lenzuole e le asciugamani. Mannaggia a te, sta nella scatola delle scarpe, l'ho messo dentro al ripostiglio, vai dentro nel cartone delle scarpe.
volte ti devo dire che la mia pippa non la devi mettere dentro il cartone delle scarpe, perché sennò quando la vado a prendo quella pozza di formaggio pondicio. E tu ti sei lavato i piedi? Io me li lavo abbastanza, fammi le cacche. Come no? A Natale, Pasqua e Ferragosto, al mare. Salve, vengo da parte di Don Cicillo Bandiera. Ah, sì, per quel lavoro. Accomodati. Esperienze di grafica? Sì, sono diplomato in informatica. Quindi, sai usare bene il computer? Beh, nozioni scolastiche. Nozioni scolastiche? Ma io mica ti posso assumere così sui piedi. Ma poi c'è da fare di tutto. Tu sei disposto a fare anche del volantinaggio? È quello che faccio attualmente. Dobbiamo fare prima un periodo di prova, non è che ti posso assumere così. Poi tu saresti responsabile di tutto. Se c'è una carta a terra, la devi raccogliere con la scopa. C'è da pulire la polvere, la devi pulire. Cade dell'acqua nel bagno, devi prendere lo straccio e pulire. Ci siamo capiti? Poi la cosa più importante, guarda, che durante il periodo di prova, io cosa ne so che cosa sai fare tu? Non è che ti posso pagare. Poi, con calma, se tutto va bene, mettiamo a posto anche queste cose. E quanto tempo durerebbe questa prova? Il solito barese. Ma che ne so quanto deve durare il periodo di prova? Scommetto che vuoi sapere pure quanti soldi devi avere, eh? Ragioniere, buongiorno. Si accomodi, prego. Un attimo, sono da lei. Quando vuoi incominciare? Ma anche subito. E domani, presentati domani mattina e ci vediamo. Ragioniere? Ecco, hai visto? Hai visto che la mia pipa è il mio soldatipo, ma quella vanno di formaggio pondicio? Comunque i piedi te li sei lavati. Non devo dare conto a te se mi lavo o non mi lavo i piedi. Tu invece pensa a quelle due scialuppe cucciolenti che tieni al posto dei piedi. Uè, lingua sporca che non sei altro. Che cosa vuoi dire? Che io non mi lavo? La mia pelle profuma l'acqua di rose. Sì, dopo due mesi che non la cambi l'acqua. Ah, allora è la guerra che vuoi. E allora sai che ti dico? Che tu puzzi di muffa. Ma è possibile che non si può stare mai tranquilli in questa casa? È lei. È lui. No, è lei. È possibile che ogni volta trovate l'occasione per litigare? Ava, che ha successo? La colpa è sua! No, la colpa è sua che combina il macello in questa casa e c'ha pure il coraggio di usare quella bocca sporca per dire tutto quello che gli passa per la testa! Ma l'hai sentito? L'hai sentito quando è strega? Sta sempre a muovere quella bocca per offendermi! A Cicillo Bandiera! Adesso basta! E che cosa? Neanche il Pris puzza come voi e tu! Il Pris no? Ma adesso tua moglie lo sai che cosa ha fatto? Ha messo la pipa e lo sfogliato dentro il cartone delle scarpe e quello puzza di formaggio pondicio! Papà, non ho capito niente! Che altro è successo oggi? Ma te lo dico! Vedi quella tua moglie è una sprecona! Adesso vuole che io consumo l'acqua per lavarmi i piedi. Così lei mette la pipa e lo sfogliapipa dentro il cartone delle scarpe e non si appuntoniscono tutti i rinzieri, le coperte, le fascicine e tutti quanti degli accigamani. Hai capito bene, hai capito proprio quello. Papà, io ho pagato un euro e non ho capito niente. Ma glielo chiede da Nino. Sì, bravo. Oh, chiedilo a lei. Se, me lo chiede da Nino. E chiedilo a lei.
Eh sì, me lo chiedo ad Annina. E chiedilo! E mo glielo chiedo, spinge! Ma non glielo chiedo! Che altro è successo oggi? Ha perso lo sfoggiapippa e io gli ho detto di lavarsi i piedi. Così mette la pippa e lo sfoggiapippa nella scatola delle scarpe. Così non vi appuzzolisce né gli asciugamani e né le lenzuola. Hai capito? Oh, mo sì che ho capito tutto. Moglie mia, tu sì che ti sai spiegare bene. Sì, mi raccomando. Tu stai sempre a dare ragione a tua moglie, stai sempre a dare, sì. E che deve dare ragione a te? No, la deve dare a te. Io sono la moglie. E io sono il padre. E allora? Io gli pulisco le scarpe, io gli lavo la roba, io gli preparo da mangiare. E io gli ho fatto pure una figlia. E io invece l'ho fatto. E se non lo facevo, tu come facevi a dargli una figlia? Tu l'hai fatto, casomai tua moglie l'ha fatto. Ma è possibile che con tanti capri di problemi che c'ho per la testa devo stare a sentire queste chiacchiere, che già sul mondo non si arrangia una giornata? Come? Anche oggi non hai lavorato? Ho lavorato. E so che quello a fine giornata ha detto ci vediamo domani. Allora, anche oggi niente? Beh, mo che te la vuoi prendere con me? E che? Non ho più neanche il diritto di lamentarmi adesso? E cosa credi, che non sono preoccupata per come vanno le cose? Vanno che qui non si può più andare avanti. Vanno che qui non abbiamo più neanche un euro. Va che qui abbiamo i debiti col macellaio, la salumeria, i panettieri. E abbiamo i debiti pure con la merceria. E cosa credi, che non lo so? I signori del palazzo? Sì, vabbè, ma la colpa è nostra. Che ci facciamo fare tutto quello che vogliono. Ma guarda che se mi scappa la pazienza, guarda, io vado sopra e gli comincio a rivoltare sedie, le scrivanie, tutto quello che trovo davanti. Gli faccio il macello che gli faccio. E basta, è calmo, pazienza. Annina, che è stato mangiare? Ci sono dei fagioli che ho conservato per te. Pasquina? C'è quel capro di fotoromanzo? Mamma, proprio adesso che si stavano baciando. Ma quello una figura, rimane tutto là. Come sei spoetizzante. Ma cammina, spoetizzante. Vai a prendere i fagioli che stanno dentro alla credenza. Beh, mamma, va. Ma i fagioli non li abbiamo mangiati ieri? Sì, sono quelli che avanzarono ieri. Ma li ho conservati per te. Ma allora oggi non li avete cucinati? E quindi non avete mangiato? Ma che storia è questa? Non ti stare a preoccupare. Noi ci siamo arrangiati. Mo te li riscaldo e te li faccio con il pane sotto, come piacciono a te. Me li fai col pane sotto? E non mi devo preoccupare? E cosa credi, che sono un egoista che pensa solo a se stesso? E dimmi, e voi come vi siete arrangiati? Che cosa avete mangiato? C'era del pane vecchio. L'abbiamo fatto con olio e sale. Ma tu non ti stare a preoccupare. Sì, tu che devi mangiare. Tu vai a lavorare. E visto come è andato oggi il lavoro, i fagioli non li voglio. Mamma! Mamma, vieni un attimo! Che c'è? Vieni! Che c'è? Mamma, la pentola è vuota. E come va? Sono passata io di qua a mezzogiorno e c'era. Pasquina. Non è che involontariamente te li sei mangiati tu? No, mamma, ti giuro! Sei sicura, Pasquina? Eh sì, avevo fame, ma non li ho toccati! Allora ho capito chi è stato. Papà! Papà! Avanti! Macchiati la coscienza! Dica, ma li sono fregato io in fagiola, avanti! No, dillo! No, non sei stato tu, è stato Ciccio Cappuccio che si è fregato tutti i fagioli. Bravo, proprio così è successo. Ma sentitelo, questo vecchio imbroglione. Adesso la roba neanche più nella credenza può stare, la devo chiudere a chiave. Ora capisco perché sei stato più di un quarto d'ora zitto in cucina. No, è caduto, tu, tutte le cose che succedono dentro a questa casa, a me la colpa a me, avanti. E con chi me la devo prendere? Tu sei la mano nera di questa casa, tu!
Ecco, vedi, mamma non era, vedi papà, tu le cose me le dici e io me la ricordo. Mamma non era, stamattina ho passato da dentro alla cucina. E ti sei fregato tutti i fagioli? No! E ho visto un gatto nero che andava avanti e indietro, avanti e indietro, proprio innanzi alla credenza. Vuoi vedere che ha fatto un zumpo e si è fregato i fagioli? Ma tu per scema mi vuoi prendere? Ma il gatto va lì, apre la credenza! Sì, papà, tu non lo sai, quelli fanno il zumbo e si fregano i fagioli. Come, non ti ricordi l'altra volta che si è fregato la scatola del tonno? Senti, papà, io l'altra volta ho fatto finta di crederti, solo per il quieto vivere. Ma è così che è successo, papà, se gli ha fregato il gatto. Il gatto? E sentiamo, come faceva il gatto? Fammi sentire, come faceva il gatto? Il gatto? Come fa? Miau! Miau! Ecco, è proprio questo il gatto che si è fregato i fagioli e persino la scatola del tonno. È proprio lui! Va bene, va bene. O li ha mangiati il nonno, o li ha mangiati il gatto. Non fa nient'altro, io non avevo fame. Non li volevi? No, non va bene. Hai visto? Hai visto che ho fatto bene a fregarmeli? Tanto lui non li voleva! Ah, papà, è arrivata una raccomandata dalla banca per te. La banca per me? Papà, ma non è che c'è qualche debito che non hai pagato? Quale debito è debito? Io sono un uomo d'onore e i debiti li ho sempre pagati. Annina, qualche cambiale non hai pagato. Peppi, ma se le cambiali a noi non ce li fanno far da una vita, che dici? Pasquino. Ma insomma, la vuoi venire? Apri la raccomandata e vedi che cosa c'è scritto. Papà! Annina! Pasquina! Sta facendo l'appello di tua sorella! Si può sapere che cosa sta scritto? Sta scritto che... Dammi qua, dammi, che cosa sta scritto? Non è possibile, non è vero, non potesse, no, non ci crede che sopra sta lettera, proprio stasera, in dalla banca, m'hanno fatto uscire. Damo da nanze a papà dei ci e cacca manni da sapete. Ma finalmente amo per nuda che le capone de c'è la nuda. Ma non è possibile che non lo studio, ma io con una nuca la ru. E la per te che è un signore, una pregatura, grazie signore. Mi nave sta nuova, ma non a me, e che la nuca rimane con me. Una pipa nuova fa sulle diavicchie, per c'è le vicchie il mio prodotto qui viene. Ma non è possibile che non lo studio, ma io con una nuca la ru. E la per te che è un signore, una pregatura, grazie signore. Canzone d'amore davvero, fatta sta terra che è una poesì, piena scegliata da primavera, sta vecchia red non vuote morì. Stai u per tona d'ugli se trase, le gesuite s'andata rese, la bella corte ducata pan, u furna de pete la clonna vama. Posta città, ia canda, che t'andamore barbecchia in doco. Tutto parla di storie da ire, di guerra fatta ammazzata di pete, di egghi e sale, di palle, di pezze,
cobre gati rangemane e valva. E ci è bella a quando ognuno non già se demma tornata a te. E che la storia de minze cule a chiamusen senza mangiare. Sima gran, per non si zita, si sore, si mamma, dra tanda stetta, si la chiù lucente, tu si la meglio, tu firmament. E per stu fatto, ca s'andan col, ca ie vignore d'un'alda nazione, a quan sapia d'ostive tu, da miramni e non se ne sci più. Pesta città voglio cantare, che tant'amore pare vecchia in tuo cor. E una canzone d'amore d'avere fatta sta terra ca iena quasi iena scegliata de primavera sta vecchia redda non pote morì. Devo chiamare mio marito, che con quello ogni mattina è la stessa canzone. Che hai bisogno di qualcosa? Sì, mi è finito il caffè. Che me ne puoi prestare un poco? Perché? Quello che ti ho prestato ieri è già finito. Sì, veramente stamattina ho guardato e mi sono accorta che ho finito pure lo zucchero. Tieni il caffè e anche lo zucchero. Guarda Nina, appena vado al supermercato te lo restituisco. Sì, e portami anche la tazzina che ti ho dato ieri. Non c'è un giorno che non litigate. Io penso che quando tu ti sposasti, non ti sposasti con papà, ma contro papà. Perché? A te ti sembra giusto che da quando ha avuto il posto alla banca, come usciere in questa casa non si capisce più niente? Oh, ma cosa fa di male? Si è mutato la testa. Non gli sta bene più niente. Pare che sia diventato il principe di Taitù. Sì, ma a te che cosa ti fa? Senti, a me mi dà fastidio che prima di uscire si deve guardare allo specchio per 7 volte. Non solo, si deve riempire di profumo. E poi parla così insittito che quando parla non mi fa capire niente di quello che dice. Mamma, di la verità, sei gelosa. Io gelosa? Niente meno! Che me ne devo fare di lui io? Cosa te ne devi fare? Guarda che papà è ancora un bell'uomo e da quando indossa la divisa tutte lo guardano. È questo che mi dà fastidio! La prossima volta che ti permetti di alzare la voce con me! Vabbè, che è successo? E che è successo? Niente di meno si è permesso di alzare la voce con me in mia presenza. Ma no, ma chi, tua moglie? Sì. Ah, e tu che cosa gli hai fatto? Mo,
l'ho presa, beh? L'ho fatta nuova nuova. Bravo, bravo Peppino, così si fa, con le donne così si fa, anch'io mia moglie, lo faccio lo stesso. Quello non ha il tempo di aprire la bocca, che ci fa su un cargatone. Ah, no. Perché queste donne, Peppino, come gli dai un po' di aggiglio, questo ti butto le ramaglie. Scusa, Spacca, ma che cosa sono le ramaglie? Che cosa sono le ramaglie? Che sono le ramaglie? Non so che cosa sono le ramaglie. Le ramaglie che praticamente da tanto si picchiano tanto. Madonna! Anin, guarda, Peppino è tanto bravo, però ti fa sempre arrabbiare. È uscito! È uscito, è uscito! E il caffè non l'hai fatto più! Sapesse! Che cosa? Sapesse! Che cosa? Mi è finito il gas, Anin! Pure il gas! Facciamo una cosa! Facciamo il caffè qua a casa tua e te ne offro una tazza. Ah, me ne offri pure una tazza? Ma guarda un poco, guarda. Masquina! Sì, nonno, un po' di pazienza, sto arrivando. Dalla mattina non mi dovevo fare le scorcelle in danno prima di portarmi in qualche cosa da bere. Nonno, scusami, non credevo ti fossi già svegliato. Va bene. Pasquina, hai pensato al nonno tuo? Certamente, nonno. Ecco il caffè. Grazie, nonno. Che bella nipote che tengo. Che schifo di nipote traditrice che tengo. Che ne devo fare di quest'acqua picciuna? Nonno, è inutile che ti arrabbi. Se lo vuoi, è questo. A te, che facciamo qua? La bella nostra, dietro la finestra, dietro la tenda a fare le moine, Guarda, con la vestaglia, trasparente, mia moglie! Ma tu non immagini che di fronte ci sono le persone cucanocchiali che ti guardano, e spiano, ti spiano, sì! Amore, spiare! E qui, che cosa potrebbero vedere? Buongiorno. Scusate il ritardo. Bandiera, come al solito sei sempre in ritardo. Guarda se la finisci con questo tuo atteggiamento. Vedi che io un altro mese dovrò restare qua. E non vorrei vedermi costretto a farti un rapporto che pregiudicherebbe tutta la tua carriera. Giovanni! Giovanni! Oh, che gridi a fare? Che sono sordo io? No, sia mai! Hai mancato cartellino? Sì, già l'ho messo pure stamattina. Già ho messo il miglio, il savoiardo e pure un pezzo di mele. Così, sta a posto. Anzi, ci ho messo pure l'acqua. Ma di che cosa ti stai lamentando? Tu almeno una paga ce l'hai. Sì. 15 euro al giorno. E io? Che cosa devo dire? Sono 2 anni che vado a quello studio e mi pago il biglietto dell'autobus per andare a lavorare. Sai che cosa mi ha detto il dottore quando gli ho chiesto il rimborso spese? Devi ringraziare che ti facciano praticantato. Se ti va bene, vieni. Se no, non venire più. Si capì? E io qua? Che cosa devo dire? Mi fanno lavare i pavimenti, mi fanno lavare gli specchi, mi fanno lavare i cessi. Mi fanno fare box al computer, mi fanno fare volantinaggio ed essere responsabile di un ufficio che tra l'altro non so di cosa si occupa. Il tutto senza essere né inquadrato né assicurato. Cos'è? Non ti sta bene?